Una camera di torture! Cosa hanno fatto al nostro SpongeBob? Perché è sempre torturato male? E Patrick, non riesco a sopportare le sue grida di dolore! Ragazzi, tocca di nuovo a me a risolvere la situazione. Li sforniamo come il pane! Bentornati su un altro gioco di SpongeBob. Guardate Squidward! Guardate Squidward! Con Patrick lì in mezzo morto sguaiato e SpongeBob una spugna sporca da buttare nel cesso! Beh, proviamolo, vediamo. Sinister Squidward. Quindi era una normale giornata per il piccolo Squidward. Era lì che aspettava l'ora giusta perché SpongeBob a quell'ora rompe sempre le balle. Ma questa volta SpongeBob non c'era. My name is Squidward and I hate my life. I wake up every day, go to work and come back home. Che bella vita, che bella vita, incredibile. Squidward. Nothing ever changes. I'm thinking of killing myself. Lo sapevo che era depresso. Before I kill myself, I want to kill the people I hate. Cosa? Aspetta, non ho capito bene, Squidward, che hai detto? I can't stand working here. Everyone is so fat and annoying. I don't care anymore. I'm going to kill all these people. No! Squidward, no! No, ma no così, dai! Cioè, va bene la depressione, ma ad arrivare ad uccidere le persone, no. Get ready to die. No, no, Squidward, perché... No, ma... No, 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 per favore, per favore... No, Squidward, Squidward è tipo la missione No Russian di Call of Duty. Ragazzi, censuro lo schermo perché qui... Oh, oh! Squidward è diventato pazzo! Sto sparando tutti! È arrivata pure la polizia! No, ragazzi, ragazzi, cos'è sta roba? Non sono stato io! Sentite, devo corrompere i poliziotti con i Big Mac. No, 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 pure Mr. Crab. Cioè, è talmente arrabbiato. Vabbè che è sottopagato Squidward per tutto quello che fa, ma arrivare così tanto, no. Io mi dissocio. Sono entrato nella cantina. Non importa se c'è la pula alle calcagne. Squidward ormai è impazzito. Non c'è più testa, non c'è più spazio. Ha chiuso Mr. Crab. Ha paura. Dov'è che aveva messo la chiave? Dobbiamo trovare la chiave. Ecco comunque com'è fatta la ricetta. Con cetriolini marini scaduti. Mi è ancora salita più la voglia di sparare da texano. Usavano tutte ricette fatte male. Ed è questo che vuoi fare? Mamma mia, Squidward un pazzo. L'ha nascosta dove? Dove hai nascosto? La chiave nel frigo, ma certo! Il nascondiglio che nessuno avrebbe mai pensato. Ma Squidward l'ha pensato. Mr. Crab, sono finiti i tempi dei soldi e delle mele. Squidward, what is happening here? Is that a gun? Sì. I came to kill you. And I'll take your money. Oh, povero Crab. No! La cosa più triste, cioè morire va See bene, ma i soldi... Sorry, Mr. Crab, sorry! E niente, è morto malissimo nella sua bara. Vabbè, era già dentro una bara. Almeno ha risparmiato i soldi sul funerale. Questo dark humor! È troppo dark questo gioco. Io non pensavo che fosse così dark. È un... Bikini Reporter. Squidward è diventato pazzo. Ha ucciso tutti. 8 morti al supermercato. Ma io non ci posso credere. E se ne va via con la macchina, con gli occhi tipo senza vita, con la sua nuova bikini wagon. Oh cavolo, mi sa che lo prende. Guarda che prende sotto pure le persone. Ha giocato troppo GTA sto qua. Ci vediamo all'inferno, Mr. Crab. Sinister Squidward. Ma che roba. Allora ragazzi, io mi dissocio. Mi dissocio da questo gioco tantissimo. Breaking news, a mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors, SpongeBob and Patrick. The Bikini Bottom police have reported that he is currently holding the two of them hostage and has threatened to kill them if they try to intervene. In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales per quello! I cannot believe Squidward did something this bad! I should go find SpongeBob and Patrick and help Grande. Them. I hope I don't have to kill Squidward. Sì, vabbè, deve ucciderlo lei? Sono Sandy and I gonna slap some chicks! Ok, no, però davvero, ragazzi, mi raccomando, non fate come Squidward perché finisce sempre male. Cioè, a me viene male quando leggo nei giornali, tipo, il tizio che impazzisce nelle scuole spara. Ovviamente qua... Oh, cavolo! Tu non mi hai visto. Non devo farmi subito trovare da Squidward. Prima di tutto, io non sono armata. Oh, Patrick, resisti! Stanno scuoiando vivo Patrick. Devo trovare la chiave per salvarlo. In qualche modo
lo salvo. Le stelle marine hanno grandi capacità di sopravvivenza, no? No, Squid? Squidward? Porco! Mi ha tirato una 360 flout of no. Oh! Wow! 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 Pazzo! No, vedete, io lo ripeto, non fate come Squidward, non fate come lui. È un pazzo, è un assassino. Se avete bisogno di aiuto, ci sono sempre vie d'uscita. Ci sono sempre modi per uscire dalle situazioni tristi. Sfogare la violenza con gli altri non aiuta. Anzi, aumenta quella violenza e non aiuta per niente. Quindi cercate le persone giuste. Ci sono sicuramente. Anche uno psicologo, anche un amico. Sicuramente qualcuno ci tiene a voi. Questo lo voglio dire perché poi ci sono sti giochi diseducativi dove vedi Squidward che diventa un pazzo e assassina tutti. E poi dite, Gabby fa solo giochi diseducativi. No. Io sono contro queste cose. Infatti adesso dobbiamo porre fine a questo casino. Squidward? Porca vacca. Porca vacca. Cerchiamo di risolvere la situazione con mente sana in corpo sano. Io so che quella bestia di uomo sta venendo qui da queste parti e io devo trovare un modo per entrare nella stanza superiore e trovare delle chiavi. Piedi di porco! Ok, con questo possiamo salvare Patrick. Let's go, Patrick! Ti salvo io! Oh! È un po' cieco. È un po' cieco, Squidward. Vedete, la follia gli è andata alla testa e anche negli occhi. Non mi ha visto! Però bella sedia. Davvero bella sedia. Perché gli psicopatici hanno sempre le belle sedie? Patrick! Patrick! Arrivo! Arrivo! Ti salvo io! Ti salvo io, Mr. Patrick! Patrick! Non posso... Non stanno scuoiando... Oh! 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 Chiudi questa macchina! Stacca la spina! Perché non posso staccare la spina? Le sulle mi tormenteranno negli incubi! Ho aperto uno shortcut. Bene, ho aperto lo shortcut. Basterebbe staccare la cacchio di spina! Qua dietro c'è qualcosa. La libreria, vedete? Ha un passaggio segreto. A questo pesce Squidward gli ha detto acqua in bocca. Perché non parli? Sento le sue gambe. Oh, oh. Non entrare qui. Non entrare qui! Non entrare qui! No! No! Entra! Ci è mancato un pelo. Ci è mancato un pelo, pelo, pelo poneso. Io devo andare nella sala principale. Forse c'è un modo per salvare Patrick. L'ho visto. Oh! No! 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 Senti le sue gambette! Plop, 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 plop. Non importa, ti salvo io. Eccola qua! Bara bing, sbara bang. Boing! Zip! Salvalo! Sì! Sì! Wow! Vai, Patrick! Vai, Patrick! Ti salvo io! È arrivata la cavalleria di Sandy! Gonna slap some chicks! Gonna slap some chicks! Vieni, 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 Patrick! Mamma mia, ma com'è successo? Sei ancora tutto intero, cavolo! È ancora un po' zozzo di sangue, ma ce la farai. Sandy, thank you for saving me! You're welcome! Let's get you out of here! Bye, okay. Bye! Let's go! And one more thing, Patrick! Did you see SpongeBob? Ma è un robot, Sandy! I think I did! Squidward took him to the living room! Queste voci mi faranno morire. L'ha portato in salotto, ok? Da notare che poi Squidward aveva tutti questi quadri di amicizia a casa sua. Ma lui ha scritto morte. Non gliene frega più niente, è proprio impazzito. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Seguimi, Patrick, seguimi. Seguimi, che spacchiamo tutto nel salotto. Il salotto è qua. Ma vedete, il salotto, come abbiamo visto, ha un passaggio segreto dietro questo muro. Hai qualche idea, Patrizio? Ok, 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 ok. Aspetta, aspetta. Oh! Allora c'era un passaggio segreto, Patrick. Ma io ho già aiutato Patrick. Ah, ok, devo portarlo all'uscita. Va bene. Patrick, non avevo letto, scusami. Dai, dai, non c'è più, non c'è più. Me ne libero io, sono armato e pericoloso come Gordon Freeman. Hello? Mamma mia, ragazzi, ma sto gioco... Cos'è sto gioco? Cos'è? Vai, vai, vai. Vai, mia stellina marina. Vai, in punta di piedi, guarda... Se corri così lento non sopravviverai a lungo, caro mio. Però va bene, bisogna correre. Andale, 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 andale. Oh! Pazzo, non lo voglio! Non lo voglio il tuo clarinetto su per il nasetto! Non lo voglio! Non lo voglio! Non lo voglio! Ti ho scoperto il passaggio segreto! Frega niente! Siribim, SpongeBob, amico mio! SpongeBob, amico mio, sono qui! Sono qui per salvarti. Tranquillo. Tranquillo, SpongeBob. Tranquillo. I got you. I'm a real OG friend. Ti voglio aiutare. Dove l'ha nascosto adesso? C'è SpongeBob? C'è.
ma è solo versione NFT quadro. Io voglio il vero SpongeBob. Dove l'hai nascosto, eh? No! Ammazza che si è mangiato il cervello! Che... Credo che SpongeBob non voglia comunque più vivere se scoprisse cosa è successo a Gary. Nudo ma non Gary. Perché Perry non ha fatto niente. SpongeBob? SpongeBob! Che succede? Non sta allungando, hey, Sammy, come le torture medievali. Did you come to help me? Yes, SpongeBob. What is this machine? How the fuck should I know? Squidward put me in it. And I think it's gonna split me in half. No! Sandy Cheeks, I'm coming to clap those cheeks. No! He's coming, Sandy. You have to hide in the closet. Oh, vuole clappare i cheeks. SpongeBob, okay. Get ready to die. Squidward, no. Please, I will do anything if you let me go. Come. Nope. Cosa ha detto? Pazzo! Pazzo! Squidward è un maniaco! È un maniaco! Dobbiamo sistemare sta cosa. È cattivissimo! Allora, trovo un modo... No, guarda come sta soffrendo! Sta soffrendo malissimo! Devo trovare un modo per fermare la macchina. Devo cliccare i punti giusti. Scusami, SpongeBob! Scusami, lo troverò subito il modo! Il mio amico torturato all'infinito! Deve esserci in un'altra stanza. Sicuramente qua in giro. Squidward! È una tortura lenta e di agonia. Sentilo. Senti. Lasciami andare. Pazzerello! Devo trovare una stanza. Devo trovare la giusta... Gary! Spirito di Gary, aiutami! Il tuo padrone è in pericolo! Dobbiamo trovare veramente la via. La magari avrà lasciato qualche appunto. Magari avrà lasciato qualcosa. Una nota. Una motosega. Questa potrebbe salvarmi. La usava per torturare persone, ma in questo caso è molto meglio. Sì! Ho trovato l'oggetto giusto. Aspettiamo qui. No. No. Bravo, Squidward. Corri! Bene. SpongeBob, sei ancora vivo? Direi di sì, se hai ancora la forza di urlare. Sei ancora vivo. Come si rompe sta cosa? Come si rompe? Stacca. Non posso staccare. Non è così che si fa. Sì. Oh! Un'andata. Ma mi serve l'altra macchina. Devo trovare un altro di quelli. Oh, sta tornando. Ancora uno, SpongeBob, ancora uno. Devo davvero aiutare SpongeBob. Oh, no, no, Squidward, no. Acqua e secchio questa volta. Questa volta andrà. Devo buttare l'acqua e il secchio sulla macchina. Giusto? Butta, sì. Boom, boom, baby, boom. Ora prendo l'altro di nuovo che abbiamo fatto prima, così questa volta lo finiamo in fretta. Ma darglielo in testa a Squidward? No, noi non siamo violenti come lui. Noi non scendiamo al tuo livello, capito? È andato a controllare se ho fatto casino. Qua c'è un armadio, si può nascondersi. Bene. Nel caso appena torna. Ma non serve neanche. Aspetto che entri in sta stanza. Lui fa sempre la stessa routine. Quindi se entra qui. Sì. A posto! Aspettami, SpongeBob! Ti salvo io! SpongeBob, uno di noi! Quel pazzo di Squidward non ci avrà mai. You saved me. Lo vedo invecchiatissimo male. Look, Sandy. Squidward is here. Oh no! Bravo! You ruined my plans again. Squidward è l'enigmista. This will be the last time. It's time for me to die. Ma perché lo teneva lì? Aiuto! Si è suicidato! Perché? 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 Ah, ok. Va bene. Inaspettata sta cosa. Inaspettatissima. Mamma mia. Non voleva più saperne. Ha detto, me ne vado via, basta. Che pazzo. Ma andare da un psicologo, no? Vabbè, questo gioco era fuori di testa. Ma proprio fuori di testa. Ma proprio fuori dai gangheri. Aiuto.
Cosa c'hai nella testa, Squidward?